Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Hola Latinismo TV, seguiteci sui canali YouTube, Twitter e Instagram per questo nuovo interessantissimo argomento. Oggi parleremo di fallimento. Questa settimana stavo parlando con un paziente che sta affrontando un periodo della sua vita davvero complesso. Per una serie di motivi, dimensioni familiari e anche lavorative, hanno subito un forte scossone. E di fronte a me mi sono trovato una persona che mi ha detto: Dani, sono un completo fallito. E da qui credo che parta una delle più importanti riflessioni che possiamo porre quando durante la vita siamo di fronte al fallimento o a degli errori. Questo è un argomento di cui ti ho già parlato, però è settembre. Riparte un po' per tutti quel momento in cui ci troviamo a fare dei conti con noi stessi e con quello che abbiamo ottenuto. E mi è sembrato giusto dedicare del tempo per questo importantissimo argomento. Ragazzi, stiamo molto attenti quando affrontiamo qualcosa che è andato storto, che non è completamente come volevamo. Stiamo molto attenti a dire: io sono un fallito. Sì, perché tu non sei il fallimento. Tu hai fallito qualcosa. Sono un fallito nella nostra mente porta considerazioni di noi stessi come diversi, sbagliati. Ci identifichiamo e tutto quello che ci circonda diventa automaticamente sbagliato, pessimo e spesso molto sofferente. Tutta la nostra vita diventa un fallimento. Tutto ciò che circonda diventa fallimento. Tutto ciò che abbiamo fatto, che stiamo facendo o che potremmo fare diventa un fallimento. Perché noi stessi ci identifichiamo all'interno di questo grandissimo schema che in realtà non ci appartiene. Essere un fallito o avere fallito è completamente diverso. Il fallimento è una parte fondamentale della vita. Non possiamo non provarla. Sarebbe come dire: non voglio faticare mentre cammino. Non voglio viaggiare per andare alle Hawaii. C'è un bellissimo detto che mi è sempre piaciuto, che è: chi fa, sbaglia. Chi non fa, non sbaglia. Ecco, io lo correggo un po' con: chi fa, sbaglia. Chi non fa, sbaglia lo stesso. Perché anche non fare equivale a una scelta, un modo di agire di fronte alle cose che ci blocca e ci impedisce di poter superare quello che sono i nostri limiti. La differenza nel fallimento la fa chi si rialza. E so che sembrano frasi fatte e so che posso sembrare un positivista della psicologia, ma in realtà pensiamoci un attimo. Ci sono grandissime persone, grandissimi vincenti che nella loro vita hanno fallito tantissime volte, ma la differenza è che non si sono fermate. Michael Jordan ha sbagliato più di 9.000 tiri, perso più di 300 partite. Gli hanno affidato l'ultimo tiro della partita per ben 26 volte e l'ha sbagliato, ed è per questo che ha vinto tutto. Albert Einstein è stato rifiutato come studente della facoltà di fisica perché le sue idee erano troppo strampalate. Ora, non mi sembra proprio un cretino il grande Albert. A Madonna è stato consigliato di non ballare più perché era incapace. Anche a Kobe Bryant è stato suggerito di smettere di giocare a basket perché non era il suo sport. Ora ci sta a fallire, ragazzi. Falliamo. Consideriamo bene questa cosa. Fallire in realtà non è la cosa peggiore. Anzi, non ho mai imparato niente quando mi è successo di fare qualcosa per fortuna o culo alla prima volta. Mentre tutte le volte che sono caduto ho imparato grandissime lezioni. Banalmente, gli esami che mi ricordo di più sono quelli che ho fallito e sono stato bocciato. Siamo in una fase in cui la società non accetta che ci possa essere un fallimento, tanto da considerarlo parte della nostra identità. Ma non facciamo l'errore di considerare noi stessi un fallimento. Hai sbagliato? Non sei l'unico. Sappi che ci sono molti come te che ti possono fare compagnia, ma soprattutto sappi che ti puoi rialzare più forte e più grande di prima. Quindi ragazzi, ricapitolando, tu non sei una persona fallita, tu hai avuto un fallimento, hai l'opportunità di diventare più grande di prima. Sta a te scegliere se sfruttarlo o meno. Durante la tua vita potrai cadere tante volte, ma credimi, sarà sempre più bello rialzarsi. Ragazzi, questo è un argomento importante, se avete dubbi, domande o perplessità, io sono sempre qua. Ah, aspetta, non ti dimenticare di attivare le notifiche per seguire le prossime puntate per ciò che riguarda lo psicodiario e tutti i contenuti interessantissimi di Latinismo TV e di Esfera Latina. Hola, hasta luego!